buonasera a tutti. Buonasera, ben trovata Isernia, numerosissima come sempre, devo dire. Anche la scaletta abbiamo avuto, anche la discesa. Buonasera ancora a tutti, scusate un po' di ritardo, grande trambusto e grande preparazione, ma insomma una serata con i fiocchi ci aspetta. Sì, perché è appunto la terza serata di questo bellissimo festival dove si celebra la canzone italiana d'autore. Sì. Come dire, la location non può che essere delle più belle, perché per la terza serata siamo al punto più importante della manifestazione, ecco perché siamo in questa bella piazza dove c'è il Duomo, questa cattedrale, Dario, che tu ormai conosci benissimo. Beh, perché... io devo dire che in questi quattro giorni ho frequentato molto la città, soprattutto questa piazza, ho partecipato anche all'allestimento di questa e dell'altra piazza, devo dire che la passionalità che ho visto in questi giorni non la dimenticherò facilmente. Grazie a tutta la città. Grazie, veramente grazie a tutti voi, grazie al vostro affetto. Oh, guarda chi c'ho sotto tiro, Dario, lo riconosci questo qui? Ben arrivato sindaco, finalmente l'abbiamo attesa. Più volte evocato, qualcuno l'ha pure imitato, non guardare me, no, però io ho detto che Isernia è una città fortunata perché ha un sindaco competente, cosa rarissima in fatto di musica, e non solo. Canterino, conosce le canzoni, le strofe, pure quelle che nessuno usa più. E dove lo trovate? Dario, come dicevamo le altre sere, in sua assenza lui è competente un po' a 360 gradi, un ottimo amministratore ma anche un ottimo conoscitore di, come dire, ma io ho dei sospetti su questa conoscenza. Di belle donne, no, ma ho dei sospetti su questa competenza musicale, secondo me chissà che, non vorrei dire da giovane perché sennò poi mi toglie il saluto, ma insomma anni fa sicuramente si sarà cimentato bene. Quindi buonasera sindaco, ben arrivato, un applauso ovviamente a Gabriele Melogli, l'avvocato Melogli, che voi sapete è la persona che forse più di tutte si è battuto perché questo festival anche quest'anno rimanesse e andasse avanti, e allora un grosso applauso all'amministrazione comunale, in particolar modo al sindaco. Bene, andiamo avanti perché oltre all'amministrazione comunale tu conosci benissimo il presidente ormai anche della Proloco, la Proloco di Isernia, l'architetto Roberto Bucci, anche lui con tutto il gruppo della Proloco, sindaco, si sono impegnati veramente tanto. Sì. E guarda un po' cosa hanno realizzato, devo dire che è un lavoro grandioso. È un lavoro preparatorio, importantissimo. Poi c'è la collaborazione anche di altre istituzioni importanti, per esempio la presidenza del Consiglio regionale nella persona di Michele Picciano. Poi la collaborazione da parte della Regione per quanto riguarda gli assessorati del turismo e della cultura, il presidente della provincia di Isernia, che insomma salutiamo, Luigi Mazzuto, è stato qui la prima sera. Sì. Lui poi facilmente si confonde tra il pubblico perché il sindaco lo conosce, non ama mettersi, sai, in... Ma noi l'abbiamo già individuato. L'abbiamo individuato, sì. Vabbè, allora... E poi non solo c'è... dobbiamo ringraziare il supporto tecnico della Rock Story Agency e l'Euromusic di Isernia. Detto questo, che era doveroso, Dario, dobbiamo fare qualcosa io e te, no? Beh sì, insomma abbiamo annunciato questa terza serata finale con numerose sorprese. Beh, la prima non credo che sia una sorpresa per voi, ma è una nostra collega, una notevole amica di Isernia, tanto che è isernina, e ci fa un enorme piacere ospitarla su questo palco e condurrà questa serata con noi. Andiamo subito, come no? Mariolina De Simone, eccola! Mariolina. Ti ringrazio per il De Simone, sarebbe Simone, Barbara, comunque grazie. Ah, ti chiamo il suo nome, dai! Aiuto! C'è sempre il senso dell'esagerazione, mi si aggiunge sempre. Meglio abbondare. Buonasera, dovete sapere che avevo veramente due grandi desideri. La prima cosa che desideravo tantissimo era poter essere su un palco isernino. Guardalo! Infatti sono veramente molto contenta. La seconda era scendere dalle scale e ce l'ho fatta, veramente. Grazie. Che bello, ma quanti siete? Siete tanti, ma buonasera, benvenuti, guarda, come state? Un pubblico che la piazza è emoziona. Loro seguono fino alla fine, Mariolina. Forse questo sono addirittura più emozionati di me perché ancora non ho sentito proprio l'applauso benaugurante, quello iniziale. Vai! Fiera di essere vostra concittadina, veramente. Una bellissima serata quella di stasera,
una serata che merita veramente tutta la vostra attenzione, perché insomma ci sono dei bravi cantanti. Sì, come no, abbiamo scoperto in questi giorni cantanti che secondo me hanno notevoli possibilità. Questa sera naturalmente ascolteremo i 6 finalisti. Assolutamente. Risultati delle 2 serate precedenti e ovviamente poi ci sarà un vincitore, come tutti i festival che si danno questa denominazione, però abbiamo già detto che non proporremo ordini d'arrivo, ma proporremo un vincitore e anche tutti gli altri, quindi ci fa piacere che siano qua. Certo, è un ritorno per loro perché li abbiamo già ascoltati nella prima e nella seconda serata dell'altro ieri e di ieri sera. Esatto. E ovviamente i selezionati, i primi 3 selezionati della prima sera e gli altri 3 selezionati di ieri sera, questa sera nuovamente saranno. È vero, durante le prime 2 serate li avete ascoltati in una cover e poi nell'inedito, stasera invece li ascolterete solo ed esclusivamente nell'inedito, perché trattandosi di canzone italiana d'autore preferiamo proprio che ci sia un fortissimo impatto con la loro interpretazione, certo, con una canzone nuova, con una novità che speriamo possa diventare una hit radiofonica e perché no anche performance televisiva. Ecco, visto che fai radio con grande lena in questi ultimi tempi, giustamente a potervi ospitare in radio. E io vorrei che fosse proprio Mariolina ad aprire questa finale con il primo concorrente. Sì. Arriva da Santa Maria Capua Vetere, non ve lo nascondo, è una persona che io stimo molto musicalmente parlando. Dario in questa sera ha parlato di progettualità e lui ne ha davvero molto, ha un bel progetto, ne ha avuti altri alle spalle, li ha realizzati e si propone sempre con delle cose molto belle, molto divertenti da ascoltare. Sul palco stasera Marco Saltatempo con Marrakesh. Un applauso! Eccolo! Eccolo Marco. Allora, hai visto che sei arrivato in finale, quindi sarai soddisfattissimo e questo ci fa piacere. Allora, quanto tempo hai per organizzare? Sei pronto? Io spero di sì, perché ci sono stati anzi un soundcheck che ci ha portato anche a questo ritardo, ma ora è tutto a posto. A te il palco.